Oggi giornata di martedì, giornata di Marte, giornata di azione, giornata di coraggio, giornata anche di combattività all'occorrenza, ma una giornata particolarmente importante per i segni di terra. Vediamo fra un po' perché. Se ti è piaciuto questo video metti un like, attiva la campanella per non perderti tutte le notifiche e iscriviti al canale. Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale è dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Prima di addentrarci nelle interpretazioni degli aspetti astrali di oggi, volevo ricordarti che se hai piacere di inserire dei commenti sotto questo video saranno sempre molto ben graditi. Se viceversa volessi porre dei quesiti o altre cose più private che non hai piacere di condividere, sempre nel box qui sottostante o attraverso il mio sito che vedi in sovraimpressione qui sul video, hai la possibilità di comunicare privatamente con te, con me, e sarà mia cura appunto risponderti con le modalità indicate per soddisfare le tue esigenze. Ma entriamo nel vivo e vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, martedì 5 luglio 2022. Iniziamo dal non tantissimo grintoso Ariete, una giornata che se appartiene alla prima e l'ultima decade è abbastanza nella media, mentre per i nati la seconda potrebbe ancora farsi sentire questo sole non troppo favorevole, in grado di smorzare la tua carica e poterti far sentire un po' fiacca e un po' fiacco, quindi una giornata un po' dai connotati, se vogliamo, altalenanti. Per quanto riguarda la concentrazione, soprattutto le novità più importanti riguardano i nati la prima decade. Questo Mercurio, che nei giorni scorsi era stato decisamente molto propizio, da oggi, appunto dalle 8:25, con la sua evoluzione astrale diventa alquanto dissonante per i nati la prima decade, quindi specie in ambito professionale, ma un po' in generale nel privato. È come se riuscisse a smorzare quella tua consueta carica, il tuo consueto brio per quanto riguarda la tua soprattutto recente capacità di esprimere le tue idee, le tue prospettive, di esternare quella che è la tua progettualità, che riesce ad apparire un po', per così dire, appannata, un po' nebulosa, un po' appunto meno convincente rispetto all'ultimo periodo. Quindi un Mercurio un po' critico che appunto potrebbe riuscire ad appannare questa tua consueta carica, soprattutto per quanto riguarda appunto la tua discorsività, la tua rapportualità e convincimento nell'ambito dei rapporti appunto più importanti per te. Contemporaneamente quest'oggi c'è anche un'altra evoluzione significativa, un abbandono fra virgolette di Marte, sempre questa mattina alle 8:04 del tuo segno zodiacale, per proseguire il suo percorso nella volta celeste, rimanendo sì positivo per te, sì favorevole, ma non con quella carica che ti ha fornito nelle ultime settimane, negli ultimi mesi anche. Quindi una modalità diversa di rapportarti nelle situazioni concrete, nelle situazioni in cui hai da fare delle scelte, fare dei gesti, fare dei movimenti, che divengono ora orientati in maniera più ponderata, almeno rispetto al tuo consueto, più costruttivo, non queste enfasi iniziali di raggiungere un risultato, ma una modalità più serena, più tranquilla se vogliamo, però non per questo negativa per te. C'è una sorta di maggior costanza, una maggior lungimiranza in quelli che sono i tuoi obiettivi, le tue azioni, appunto sia nel privato che in ambito professionale. Per quanto riguarda la vita sentimentale, per i nati della seconda decade continua a farsi sentire in maniera positiva questa Venere, in grado appunto di colorare sempre le relazioni di una luce nuova, una luce diversa, un brio e una spensieratezza così ancora più spiccata del solito, quindi indurti a vivere con quella leggerezza che ti è propria ancora più evidente rispetto al consueto appunto. Quindi una giornata di evoluzioni astrali particolari, vissute in maniera non proprio eclatante, soprattutto appunto con questo allontanamento di Marte, ma anche e soprattutto con questa concentrazione, il leggero calo per i nati la prima
decade. Proseguiamo con il costante e coerente Toro, giornata decisamente molto positiva, evoluzioni astrali significative per quanto riguarda la forma generale, anche per te, l'entrata, appunto la cosa più importante, l'entrata di questo Marte nel tuo segno zodiacale, questa mattina dalle 8.04, in grado veramente di darti una carica in più, una forma generale ottimale, una forza, ma quella forza come da te intesa, quindi una capacità di costruire, di realizzare, di essere presenti in generale sia nella vita privata che nell'ambito della vita professionale con quel coinvolgimento che ti è proprio, quindi una forza, un'energia aggiuntiva con questo Marte decisamente favorevole, tuo alleato, che ti consente e ti aiuta ad esternare le tue migliori prerogative caratteriali un po' in tutti gli ambiti di vita. Contemporaneamente anche la Luna decisamente favorevole di oggi per i nati la seconda e la terza decade ti consente di avere un approccio metodico, un approccio anche distaccato, un approccio razionale in tutte le situazioni di vita che hai modo di incontrare. Forma generale ottimale con questo Sole decisamente favorevole e ancora vita sentimentale molto briosa, molto frizzante, anche se questo Marte appunto ti consente di spostare l'attenzione, spostare il tenore anche delle relazioni a cui più tieni su un piano così più sentito, più coinvolto. Venere viceversa è come se ti aiutasse a vivere con una sorta di maggior leggerezza, maggior disimpegno anche volendo la vita sentimentale, sia che tu stia vivendo un rapporto già avviato, sia che hai il desiderio di, come dire, instaurare il rapporto con qualcuno che ti piace oppure sei tu a piacergli. Quindi un'energia così sì rafforzativa, ma anche così alleggerente per quanto riguarda questo ambito di vita più intima, più personale che ti riguarda. Per il frizzante e intelligente Gemelli, una giornata di evoluzioni astrali anche significative, uno spostamento di energia, soprattutto per quanto riguarda la tua concentrazione, la tua comunicatività, questo passaggio di Mercurio che abbandona il tuo segno, quindi dopo averti favorito nelle ultime settimane, da questa mattina si sposta, spostando appunto il tenore delle tue modalità comunicative su un piano diverso, su una partecipazione in un certo senso a quelle che sono anche le idee, il sentire di chi ti è vicino, il tuo stesso modo è come se fosse proteso più a un'interiorizzazione in un certo senso di quelle che sono delle idee, dei modi di vedere e di percepire la realtà, quindi una modalità diversa rispetto al consueto, comunque positiva per te, che può essere appunto percepita soprattutto se appartieni alla prima decade. Forma generale ottimale per i nati la seconda, questo Sole è costantemente favorevole, ti consente di sentirti non soltanto in buona forma ma anche così anche su questo piano di relazionarti soprattutto con le persone a te care, con le persone che fanno parte della tua famiglia in maniera molto più morbida, molto più partecipativa. Vita sentimentale sempre molto frizzante, se appartiene alla seconda decade queste tue maggiori prerogative caratteriali di voler vivere così in maniera magari un po' farfallosa, un po' leggera, un po' spensierata la vita sentimentale sicuramente risultano ancora più enfatizzate se appartiene alla seconda decade con questa Venere tua alleata che appunto ti dà modo di esternare in maniera più palese queste tue prerogative caratteriali. Per quanto riguarda la forma generale e lo slancio, la carica dopo l'ultimo periodo in cui hai avuto modo così di avere una sorta di carica in più, di incisività in più, con questa evoluzione astrale di Marte c'è una sorta di spostamento, di attenzione maggiore verso quelle che sono le conseguenze delle tue azioni in senso positivo. Un Marte comunque positivo per te, ma uno spostamento appunto delle tue energie, del direzionamento, della tua gestione, delle tue energie, dei tuoi movimenti verso fini più concreti, più materiali, più coerenti a quella che è la realtà circostante. Quindi un'evoluzione marziana che ti porta ad avere un atteggiamento diverso, soprattutto nelle situazioni concrete della vita che ti riguarda privatamente e anche in ambito professionale. Quindi evoluzioni astrali significative che, come dire, risultano sempre positive per te, ma con uno spostamento di quel tenore a cui ultimamente eri abituato
abituata, ma comunque una giornata di novità assolutamente interessanti per te. Proseguiamo con il sensibile e inconscio Cancro, una giornata che evolve con anche per te evoluzioni astrali decisamente molto molto significative, una emotività sempre molto equilibrata. Questa luna ti consente di prendere delle posizioni per certi versi ferme, anche con una sorta di ferreo distacco rispetto alle situazioni, alle persone che ti sono vicine, con la capacità veramente di muoverti in maniera adeguata senza lasciare nulla al caso, una sorta di indirizzamento pragmatico, se vogliamo, dell'energia, magari che non ti è proprio ma comunque positivo per te. Forma generale ottimale se appartiene alla seconda decade, con questo sole decisamente molto favorevole, ma l'evoluzione astrale più significativa per oggi è sicuramente questo arrivo di Mercurio nel tuo segno zodiacale dalle 8:25 di questa mattina, e quindi un'evoluzione di quello che è il tuo modo di comunicare, di sentire e di percepire, che si associa in un certo senso a quello che è il tuo modo di esprimerti, di relazionarti anche a livello di comunicazione. Quindi una sorta di fusione per quanto riguarda il tuo modo più profondo di relazionarti con gli altri, che viene esternato con una sorta di insolita coerenza, comunque molto positiva per te. Altrettanto positiva è questa evoluzione astrale finalmente di Marte, che ti libera dalla sua fastidiosa influenza per diventare addirittura a te propizio. Quindi dopo l'ultimo periodo, soprattutto percepito dai nati l'ultima decade, un po' critico per quanto riguarda le azioni, le scelte da fare, questo arrivo di Marte oggi decisamente molto propizio e favorevole, soprattutto per i nati la prima decade, ti consente di impegnarti con molta dovizia, molta costanza, molta coerenza in quelli che sono i tuoi intenti, nel privato come in ambito professionale, pur di giungere a quella stabilità per te così importante, per te così auspicata, e con una carica energetica veramente notevole. Quindi un'evoluzione astrale di Marte veramente molto positiva, molto significativa, appunto, visto che da dissonante diventa veramente molto molto favorevole per te. Ambiti sentimentali sempre un po' inconsueti per te, almeno se appartiene alla seconda decade, quindi la capacità e possibilità di impegnarti un po' meno del consueto, sia nel rapporto che stai vivendo o nell'eventualità così di instaurare una nuova relazione con qualcuno che ti piace, o magari sei tu a piacergli, con una sorta di minore aspettativa rispetto a ciò che dovrà accadere, quello che verrà. Quindi una sorta di maggior leggerezza apportatati da questa presenza di Venere, che si fa sentire appunto soprattutto se appartieni alla seconda decade, mentre per i nati la prima e per i nati l'ultima, considerata appunto anche questo arrivo di Marte, ci sarà magari una maggior tendenza a essere portato e portato verso magari situazioni più concrete, più stabili in un certo senso. Per il carismatico e maestoso Leone, una giornata di evoluzioni astrali un po' delicate, significative, ma non del tutto favorevoli per te, un'emotività indirizzata verso situazioni, contesti, persone che magari sono meno maestose rispetto al consueto, quindi un'attenzione per il dettaglio, un soffermarsi su situazioni e caratteristiche magari che di solito non consideri meno significative ai tuoi occhi, ma non per questo meno importanti. Evoluzione astrale anche per quanto riguarda il tuo modo di pensare, di comunicare, di reagire, di presentarti agli altri. Questa presenza di Mercurio, sempre comunque favorevole per te, è come se ti inducesse in un certo senso a spostare l'attenzione verso una parte di te stesso o te stessa che magari normalmente non consideri, a cui non dai maggior peso. E quindi da oggi, soprattutto se appartieni alla prima decade, c'è questa attenzione rivolta verso te stesso e te stessa, ma anche verso gli altri che ti sono vicini, in una maniera diversa, una maniera più sentita, più orientata magari anche su cose non dette, cose percepite più che non esplicitate. Vita sentimentale è sempre molto frizzante, soprattutto se appartiene alla seconda decade, con questa Venere costantemente propizia, che ti consente veramente di vivere con ancor più maggior spensieratezza, con abbrio e con un gioco così di suadenze, sia la relazione che stai già vivendo con l'eventuale partner, o la possibilità così di affascinare, di colpire nel segno qualcuno se hai il desiderio di instaurare una nuova relazione, così con ancora più maggior facilità del consueto. L'aspetto più significativo e così delicato è però questa evoluzione astrale di Marte, che dopo averti favorito nelle ultime settimane, soprattutto se appartiene all'ultima decade, da oggi per i nati la prima diventa alquanto dissonante, quindi una posizione un po' critica, una
necessità di porre una certa attenzione in quelle che sono le scelte, le azioni da fare, una tua tendenza magari anche ad arroccarti con una certa rigidità nel tuo modo di procedere e di incedere. Quindi un Marte un po' delicato che si farà sentire appunto per alcune settimane, soprattutto per i nati la prima decade. Proseguiamo con la metodica razionale Vergine, giornata ancora molto positiva per te, con evoluzioni astrali decisamente molto significative, molto positive. Una luna decisamente tua alleata ti consente di sentirti perfettamente a tuo agio in ogni circostanza, sia nel privato che in ambito professionale, riuscendo ad esternare le tue prerogative caratteriali di metodo, di distacco, di raziocinio per quanto riguarda anche le situazioni che magari potrebbero maggiormente coinvolgerti. E specularmente questa evoluzione astrale di Mercurio da oggi decisamente favorevole per te, dopo essere lo stato alquanto negativo e dissonante nelle ultime settimane, ti consente anche su un piano di metodo, di raziocinio e di pensiero di integrare tutta una serie di considerazioni magari più emotive, più di sentire nei confronti delle relazioni con le persone che ti sono vicine in ambito personale ma anche in ambito professionale. Quindi un piano diverso, una modalità diversa di relazionarti nei confronti di chi ti è vicino, considerato appunto questa evoluzione astrale significativa e molto positiva per te di Mercurio. Per i nati la prima e l'ultima decade, situazioni di vita sentimentale nell'insieme equilibrate, un po' nella media, mentre per i nati la seconda potrebbe ancora farsi sentire questo influsso di Venere in grado di alterare quello che è la linearità di una relazione già in essere, se appunto stai già vivendo un rapporto, o nella possibilità eventuale di instaurare una nuova relazione, se questo fosse nei tuoi obiettivi, se appartiene appunto sempre alla seconda, casomai vi fosse qualcuno che è nelle tue mire, oppure sei tu a poterli piacere. Quindi situazioni un po' delicate con questa Venere se appartieni alla seconda decade. Evoluzione astrale significativa anche per quanto riguarda la posizione di Marte, che in arrivo in posizione decisamente favorevole per te, se appartiene alla prima decade ti consente più che mai di indirizzare le tue energie, la tua carica in direzioni decisamente appaganti, decisamente costruttive, decisamente all'altezza delle tue aspettative, soprattutto se appartiene alla prima decade, un influsso appunto che si farà sentire per diverse settimane. Quindi decisamente una giornata di evoluzioni astrali significative e molto positive per te. Proseguiamo con l'estetica e creativa Bilancia, una giornata che evolve un po' in maniera altalenante, una emotività tutto sommato in equilibrio, orientata verso punti fermi in grado così di aiutarti appunto ad avere dei riferimenti precisi, dei riferimenti anche concreti in un momento magari in cui potresti sentirti sotto certi profili un po', non dico allo sbando, però non così equilibrata quanto vorresti. La forma generale è buona se appartiene la prima e l'ultima decade, mentre per i nati la seconda, questo sole non troppo favorevole potrebbe ancora farsi sentire ed essere in grado così di alterare quel tuo consueto smalto e farti sentire così un pochino fiacco e fiacca. Per quanto riguarda la concentrazione, se nelle ultime settimane, soprattutto se appartieni all'ultima decade, hai avuto così questo carico, questo slancio, questo brio, oggi Mercurio, se appartiene alla prima decade, potrebbe appunto influenzarti in maniera non troppo positiva, alterando appunto quello che è la linearità dei tuoi pensieri, integrando tutta una serie di situazioni, di percezioni che potrebbero portarti appunto un po', come si suol dire, fuori dal seminato. Quindi un momento un po' critico, specie in ambito professionale, ma anche nel privato, con questo Mercurio un po' così dissonante per te. Buona invece la vita sentimentale, se appartiene alla seconda decade, questa Venere ancora molto favorevole, in grado veramente di colorare di tinte leggere, tinte di appunto spensieratezza, di leggerezza, di anche disimpegno se vogliamo, la vita sentimentale, sia che tu stia già vivendo una relazione, sia che tu appunto desideri instaurarne una con qualcuno che ti piace, oppure sei tu a piacergli, a piacerle. Quindi una Venere decisamente favorevole che riesce ad alleggerire appunto soprattutto questo lato della tua vita più privata, più intima. L'aspetto più significativo di oggi, però, oltre a questo transito non troppo propizio di Mercurio, è l'evoluzione astrale di Marte, finalmente dopo diversi mesi ti libera dalla sua fastidiosa influenza
e quindi c'è una sorta di ritorno, di rientro, una sorta di normalità, di prassi, di capacità e possibilità per te di muoverti, di agire, di fare dei gesti con serenità, con equilibrio, senza questa remora che non tutto possa essere in linea alle tue esigenze, alle tue capacità appunto di rimanere in equilibrio. Quindi un allontanamento di Marte finalmente da oggi non più dissonante. Proseguiamo con lo strategico e profondo Scorpione, giornate di evoluzioni astrali tutto sommato delicate anche per te, una forma generale buona garantita dal Sole decisamente propizio se appartiene alla seconda decade, un'emotività altrettanto equilibrata se appartiene alla seconda e la terza decade, considerata appunto questa luna decisamente molto favorevole in grado di spostare la tua attenzione appunto su dettagli, situazioni che meritano tutta la tua attenzione e riescono appunto anche a catalizzarle in maniera molto forte, molto presente. Per quanto riguarda la tua concentrazione, il tuo modo di comunicare, questa evoluzione astrale di Mercurio, particolarmente sentita se appartiene alla prima decade, riesce veramente a spostare la tua carica, la tua modalità comunicativa su un piano che ti è molto più proprio, non soltanto su un metodo, su un raziocinio, ma anche sulla capacità di entrare in sintonia, di percepire i bisogni, il senso delle persone che ti sono vicine e quanto questo è in linea anche con il tuo stesso percepire. Quindi una modalità diversa di comunicare, magari più essenziale, più tacita in un certo senso, ma non per questo meno efficace. Vita sentimentale che scorre via in un certo senso secondo una prassi, secondo una media, con situazioni che ti riescono a catalizzare l'attenzione fino a un certo punto, ma anche non troppo. Mentre per quanto riguarda la carica, lo slancio, un momento abbastanza delicato a partire da oggi per i nati la prima decade e per le settimane a venire, con questo arrivo di Marte non troppo favorevole, quindi una tendenza da parte tua a irrigidirti in maniera controproducente per te, con anche in un certo senso una tendenza a volere stringere un po' troppo certe situazioni, tanto più quanto le stringi, tanto più potrebbero risultare così sfuggenti per te, quindi sia nel privato che in ambito professionale. Questo arrivo di Marte così ti induce a una maggiore attenzione per salvaguardare quello che è il tuo centro, le tue energie, la tua carica in generale, quindi è un momento un po' delicato a partire da oggi. Per l'avventuroso ottimista Sagittario, una giornata di evoluzioni astrali significative, un'emotività ancora non proprio equilibrata, se appartiene alla seconda e alla terza decade, considerata questa luna non troppo favorevole, potrebbe così stimolare, enfatizzare certi tuoi lati più critici, meno transigenti, fra virgolette, in un certo senso, mentre almeno la concentrazione finalmente è in ripresa, con una sorta di ritorno alla normalità dopo l'ultimo periodo non troppo eclatante, quindi un Mercurio che si allontana, quindi liberandoti da quella fastidiosa influenza che può averti così riguardato nelle ultime settimane. Vita sentimentale tutto sommato abbastanza soddisfacente per i nati l'ultima decade e anche per quelli della prima, mentre per i nati la seconda si fa ancora sentire questa presenza di Venere in grado di alterare quello che è il tuo modo di porti nei confronti dell'eventuale partner o la tua possibilità di instaurare una nuova relazione con quella modalità così aperta, fiduciosa e gioiosa che ti è solita, mentre appunto con questa presenza di Venere potresti risultare così anomalmente un po' scostante nel tuo modo di porti nei confronti di chi ti è vicino. Anche per quanto riguarda quella carica così ulteriore che ti ha contraddistinto nelle ultime settimane, c'è una sorta di ritorno alla normalità con questo passo di evoluzione di Marte che appunto si allontana da quella posizione favorevole che ha avuto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, quindi una sorta di ritorno, una sorta di normalità. Per il pragmatico concreto Capricorno, evoluzioni astrali decisamente importanti quest'oggi, per certi versi buone, per certi versi non tanto buone, una forma generale equilibrata per i nati la prima e l'ultima decade, mentre per i nati la seconda si fa ancora sentire questa presenza del Sole non troppo propizia, in grado così di alterare il tuo equilibrio e smorzare quello che è la tua consueta carica. E soprattutto la concentrazione, tuttavia, a segnare così il passo se appartieni alla prima decade, questo arrivo di Mercurio non troppo favorevole, in grado quindi di alterare quello che è il tuo approccio metodico, il tuo approccio pragmatico e quindi
quindi indurti a, non dico confonderti, ma avere comunque una linearità molto inferiore al solito, sia nella tua progettualità, nel tuo modo di comunicare, nel tuo modo di relazionarti con chi ti è vicino, sia nell'ambito privato, ma soprattutto in ambito professionale. Quindi una sorta di minor efficacia per quanto riguarda appunto la tua modalità di esternazione di quelle che sono le tue idee, con appunto qualche possibile emergere di alcune difficoltà in questi ambiti, soprattutto se appartiene alla prima decade, per alcuni giorni. Vita sentimentale che scorre tutto sommato in maniera abbastanza serena, abbastanza tranquilla, anche troppo leggera per i tuoi gusti in un certo senso. Mentre per oggi l'aspetto più significativo, ma anche positivo per te, è finalmente un sospiro del sollievo che puoi tirare dopo varie settimane, vari mesi, con questo allontanamento di Venere, di Marte, scusa, che da dissonante diventa anzi propizio per te. Quindi niente più necessità di questa più volte richiamata ponderazione nelle tue azioni, ma questa possibilità veramente di indirizzare in maniera più che mai costruttiva, più che mai concreta, più che mai anche sentitamente coinvolta le tue energie, grazie a questo Marte che diventa addirittura a te propizio, soprattutto se appartiene alla prima decade, per queste prime settimane. Quindi un'energia positiva, un'energia forte, un'energia di realizzazione, di materializzazione anche dal punto di vista economico, grande carica, soprattutto appunto se appartiene alla prima decade, un'evoluzione che va a compensare questo arrivo di Mercurio tutt'altro che favorevole, come abbiamo visto, sempre per i nati della prima decade. Per il frizzante anticonformista Acquario, una giornata di evoluzioni astrali anche importanti e significative, una emotività tutto sommato nella media, anche una forma generale così abbastanza equilibrata, con una propensione verso situazioni, contesti magari che normalmente non consideri, non essendo così all'avanguardia, così innovativi per i tuoi gusti. Per quanto riguarda anche la concentrazione, anche i tuoi pensieri pare che appunto vengano orientati rispetto alle ultime settimane verso situazioni così non così nuove, non così frizzanti e briose come è stato nell'ultimo periodo, ma anzi appunto un'attenzione rivolta verso tutta una serie di contesti, di situazioni, di rapporti anche con persone che magari sono improntate più su valori tradizionali più che non innovativi, come tu propendi a seguire, a far parte della tua esistenza in un certo senso. Vita sentimentale è sempre molto briosa se appartieni alla seconda decade, con questa Venere decisamente molto propizia che ti consente veramente di relazionarti con l'eventuale partner o avere la possibilità di instaurare un nuovo rapporto che evolve con quella modalità che ti è propria e anche più del consueto, ancora al di là di quali possono essere, di quelle che possono essere le tue aspettative, quindi con una notevole carica, un notevole brio, una notevole come dire, attitudine a vivere con questa spensieratezza giovanile la nuova relazione o anche una relazione già in essere. Il aspetto più critico nella giornata di oggi tuttavia è questa evoluzione astrale di Marte che da decisamente favorevole per i nati l'ultima diventa alquanto dissonante per i nati la prima, quindi una necessaria ponderazione, attenzione per quanto riguarda le scelte, le azioni da fare e una tendenza da parte tua magari ad incaponirti, irrigidirti su certe posizioni, soprattutto su contesti di carattere concreto, di materializzazione, che potrebbero vederti così, così non dico in difficoltà, ma sicuramente in una posizione tutto sommato un po' critica rispetto al consueto. Quindi una certa attenzione risulta necessaria, appunto, soprattutto per i nati la prima decade, per qualche attenzione, per qualche settimana nell'attenzionare quelle che sono le scelte, le azioni da fare sia nel privato che in ambito professionale. Concludiamo con il profondo e fantasioso Pesci, una giornata di evoluzioni astrali anche per te molto significative, soprattutto per quanto riguarda la concentrazione, un Mercurio che si allontana dalla sua posizione difficile per te per diventare anzi propizio, soprattutto se appartiene alla prima decade.
rinnovata capacità quindi di concentrarti, di fruire della tua capacità innata, di comprendere, di entrare in sintonia con chi ti è vicino, non soltanto con una concettualità, con un'astrazione, ma anche con una presenza per certi versi emotiva. Emotività che quest'oggi potrebbe risultare così un po' alterata ancora, soprattutto se appartiene alla seconda e alla terza decade, considerata questa presenza lunare non troppo favorevole, mentre la forma generale, sempre se appartiene alla seconda decade, continua a risultare ottimale con questo sole decisamente tuo alleato. Per quanto riguarda la vita sentimentale, buon equilibrio per i nati la prima e l'ultima decade, mentre per i nati la seconda continua a farsi sentire questa Venere in grado di alterare quello che è il tuo stesso modo di porti nell'ambito del rapporto, magari con la persona che ti ama, o nella possibilità di instaurare una relazione che possa evolvere all'insegna di quei valori, di quei principi che ti sono propri. Quindi un momento di sfasamento per i nati della seconda decade rispetto a quelle che sono le prassi abituali nell'ambito di un rapporto sentimentale, della vita più intima. Evoluzione astrale significativa per quanto riguarda anche le tue capacità d'azione, il tuo agire, il tuo muoverti, il tuo fare delle scelte e compiere dei gesti. Questa evoluzione astrale di Marte rappresenta così uno spostamento di quell'energia, di quell'attenzione, da quel brio, quella carica, anche quella combattività che può averti contraddistinto nelle ultime settimane, specie se appartiene all'ultima decade, ed una modalità nuova, molto positiva, altrettanto importante per te, se appartiene alla prima decade, di impegnarti con una sorta di maggior coerenza, costrutto e realizzazione. Quindi un Marte che ti rende molto più presente, molto più coinvolto e coinvolta anche nell'ambito delle relazioni a cui più tieni, nonostante appunto questa presenza di Venere che per i nati la seconda resta così un po' a sembrare, manifestare così una sorta di distacco, mentre appunto Marte per i nati la prima riporta una carica aggiuntiva di maggior coinvolgimento, che quindi rappresenta un'evoluzione astrale molto più affine, molto più vicina a quello che è il tuo comune modo di sentire. Quindi evoluzioni astrali significative sia per quanto riguarda il pensare che il sentire che l'agire si profilano da oggi e perdureranno soprattutto per i nati la prima decade per diversi giorni, qualche settimana. Direi che anche per oggi è tutto. Se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci un mi piace, ti do appuntamento domani per il consueto oroscopo giornaliero. Se hai piacere di metterci dei commenti saranno molto graditi, sarà mia cura risponderti. Se hai piacere di attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e ad iscriverti al canale per non perdere nessun aggiornamento. Ti ringrazio ancora e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!